C'è un episodio di Sampdoria-Fiorentina che a nostro giudizio fotografa la partita. Eccolo, 40esimo del primo tempo. Scende per la Sampdoria il libero Marcello Lippi. Il passaggio salta la difesa e lancia Rossinelli, il cui tiro è parato da Superchi. Rivediamo l'episodio e spieghiamo il perché fotografa la partita. In azione d'attacco, lo noterete, sono due difensori sampdoriani, tra i migliori oggi in campo. Per cui, fatta questa considerazione per una partita che è stata per la Sampdoria di costante attacco, si è detto tutto o quasi dei limiti degli avanti della squadra genovese, che in tutto il campionato ha segnato solo 8 reti, 2 delle quali su rigore, 8 reti che costituiscono il primato negativo tra squadre sia di Serie A che di Serie B. Era partita comunque alla grande la Sampdoria, tornata oggi sul proprio campo dopo 3 giornate di squalifica, ed è stata anche, diciamolo pure, sfortunata. Siamo sempre nel primo tempo. 2 volte ci ha provato Zecchini, di testa e di piede. Superchi è bravo nel salvare sulla linea di porta, come lo è su questo tiro ad effetto di Valente. Per la Fiorentina da segnalare una conclusione di Antonioni all'incrocio dei pali. Il motivo della partita non cambia nel secondo tempo, con un affanno crescente della Sampdoria, che tra l'altro ha dovuto rinunciare a Bedin per infortunio, la quale Sampdoria ci prova con Valente al 12esimo, tiro fermato da Pellegrini. Poi ancora con Orlandi, De Giorgis e Saltutti, i quali tuttavia non riescono a sbloccare il risultato di 0-0.